Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cure 93. Oggi sono qui con FIFA 18, la demo, e in questo caso la mia prima impressione su questo gioco. Io sinceramente sono rimasto molto stupito perché hanno fatto dei passi molto in avanti in confronto ai precedenti titoli, FIFA 17 e FIFA 16. Io più che altro in quest'ultimo, diciamo questi ultimi anni, non ho avuto modo di spolpare per bene gli ultimi FIFA. Perché? Perché sono stato più che altro canalizzato soprattutto sui Call of Duty, su tutti i giochi di sparatutto. Ve l'ho già detto, gioco molto a Call of Duty, gioco molto a Battlefield, Titanfall, ci sono tanti altri titoli quest'anno che sono usciti, Sniper e Ghost Warrior 3, anche giochi in terza persona tipo Ghost Recon Wildland, poi non lo so, ragazzi, ce ne sono veramente tanti, li ho presi quasi tutti quest'anno. Comunque sia, volevo darvi una prima impressione su questo gioco, a partire già dal menu il fatto che abbiano rimesso il viaggio di ritorno di Hunter, che è un'ottima cosa. Poi qua andiamo sulle personalizzazioni, su alcune impostazioni tipo riproduzione remota dalla PS Vita, che non mi interessa siccome non ce l'ho neanche. E poi adesso andiamo a vedere il gioco vero e proprio, che è calcio d'inizio, con le varie opzioni di esecuzione che abbiamo di squadre. Andiamo con l'alternativo perché io sono abituato a PES, la Juventus che quest'anno l'hanno fatta veramente forte. Io vado con Juve, mi metto contro ovviamente Real Madrid, andiamo bianco-nero, andiamo, non lo so, andiamo su gestione squadra. Io l'unica cosa che farei, sì, farei un cambio. Dove cacchio era? Metterei Marchisio al posto di Chiedira. Solo questo. Douglas Costa, cosa che basta, vada bene lì. Bernardeschi va bene lì. Anzi, io faccio una cosa, metto subito Quadrado al posto di Bernardeschi e Ciccio. Partiamo subito, ragazzi, andiamo a farci una bella partitozza. Eccoci, ragazzi, siamo qui, Juventus Real Madrid. Vediamo un po' il gioco. Allora, da quello che ho potuto notare è che i movimenti sono abbastanza fluidi, sono fatti abbastanza bene, e che mi sembrano un po' handicappati, non dico in maniera negativa, ma nel senso che sembrano un po' non giocatori da Serie A, giocatori da Liga. È quello, ragazzi, che non capisco. Perché fanno così? Perché i giocatori sono ancora così? Ancora questi passaggi così? Boh, dovrebbero un po', nel senso, semplificare queste situazioni in maniera tale da rendere il gioco più fluido e meno noioso. Perché certe volte, ragazzi, rimaniamo lì a dover scegliere anche solo il giocatore che deve andare a recuperare la palla, ed è un problema questo. Non peraltro, perché rovina il gioco, lo rallenta. Oh, ma se allora una spada a Quadrado, poi mi cambia Quadrado, vedete, ragazzi, è un problema. Non va bene. Adesso non c'ho neanche il passaggio, il cambio giocatore assistito. Cioè, almeno credo. Poi magari me l'hanno messo e non me ne sono neanche reso conto. Oh, Quadrado, Quadrado, ma dai. Come fa Quadrado a farsi buttare giù da Marcelo? Marcelo è metà di Quadrado, abbiate pazienza. Vedete le stronzate, sono queste le cose che mi fanno girare le palle in sto gioco. Cioè che siamo... Aio! Il passaggio centrale, Dybala! Ci provano. E dammi il giocatore, non mi dà il giocatore, ragazzi, è una cosa assurda. È una cosa assurda. È questo che mi fa troppo incazzare di FIFA, che non mi dà i giocatori. Poi a me manca troppo il fatto che cliccavate Quadrato, ragazzi, non so se vi ricordavate, se vi ricordavate il fatto che cliccando Quadrato il giocatore andava in automatica a seguire l'avversario che aveva la palla. E questa è una cosa molto buona, non per altro, non per sempre per semplificare le cose, ma perché... Mamma mia... Oddio! Mamma mia che parata che ha fatto Keylor Navas. E semplicemente perché, siccome non abbiamo la semplicità della... No, non la semplicità, non abbiamo la profondità reale del gioco, non riusciamo mai ad attaccare in maniera così netta l'avversario. Infatti, molte volte, non so se anche a voi capita... Di mancare di un pelo l'avversario. E questo è un problema. Perché? Perché se sta partendo in contropiede, ovviamente voi cosa fate? Andate a prendervi un gol sicuro. Ma non è neanche non sicuro. Ma dai, tutti gli avversari davanti. Capito? E questo è il problema. Anche la profondità, cioè mancanza di profondità, nel senso che dovete stare lì a guardare la mappina, la mappina giù. Poi il raro, come molti lo chiamano, io lo chiamo mappina. Mamma mia, Higuain. Perché mi cambi il giocatore, Cristo santo? Perché? Oh, che schifo. Queste cose non dovrebbero succedere. Io dico, una volta che tocchi palla. Oh, mamma mia, Higuain. Con Higuain, fa di merda. Vabbè,
comunque ci sono piccoli difetti che secondo me possono essere compensati. E che questi piccoli difetti si vedono magari se ad esempio voi volete giocare con la vostra squadra. Magari non è il Milan, magari non è la Juventus. Ma che cazzo di gol, ragazzi! Magari non è la Juventus, magari non è il Milan, magari non è l'Inter, magari non è... Mamma mia, che balla per il cazzo. Quindi potrebbe essere un problema questo, il fatto che... Comunque, non avete squadroni forti, non avete giocatori che hanno una buona abilità di dribbling, queste cose qui, velocità elevate, controllo palla. Sono tante piccole cose che possono influenzare tantissimo il gioco. E quello è il problema maggiore, che si vede troppo. È come, ragazzi, è come parlare di Formula 1. Formula 1, parliamo di Ferrari, Mercedes, Red Bull e poi andiamo a parlare di Sauber, Force India, Red Bull, Toro Rosso, eccetera, Renault, che sono indietro anni luce. Perché? Perché non hanno la quantità di soldi che hanno tutte le altre case madri. Comunque, ragazzi, io volevo portarvi anche una possibile Formula 1 qui sul mio canale, perché secondo me potrebbe essere interessante. A chi di voi non piace, cioè a chi non piace un simulatore di guida, il mio amico mi potrebbe dare una mano ovviamente nel farmi registrare con una postazione e tutto. Ieri ad esempio ho fatto una prova con Ferrari, ovviamente Formula 1 2017, con le macchine di ultima generazione, e sinceramente, ragazzi, mi sono trovato abbastanza bene. Però sono... è che mi piacciono, a me queste cose piacciono, a me piace la Formula 1, eccetera. Comunque, gol di Higuain. Se potesse essere interessati, ovviamente ve lo potrei pubblicare. Oh, ragazzi, comunque questo gioco mi sta piacendo. Chi di voi l'ha preso? Ditemelo un po', fatemi sapere chi l'ha preso, perché ovviamente anche quello potrebbe influenzare molto il mio per comprarlo. Cosa ne pensate voi di questo titolo? Io vi faccio vedere solo un pezzettino, perché tanto non ha senso far vedere tutta la partita. Io volevo far vedere com'è il gioco, le mie prime impressioni. Secondo me sono molto positive. Questo è il primo tempo, 2-0. Non so neanche che difficoltà ho messo. Per il resto il titolo è molto carino. Adesso vedete, il Real Madrid non ha fatto tiri in porta, niente. Ha avuto molto possesso palla, perché io gioco molto ad andare avanti e a segnare. Infatti per queste cose prendo molte volte i contropiedi. Il gioco, ti ho detto, è molto carino. C'ha alcuni difetti, ma sinceramente possono essere compensati con tanti altri pregi di questo titolo. Bisognerà vedere ovviamente il gioco a fine, quando verrà pubblicato, cioè tra poco, mi sa. Adesso non mi ricordo, il 28, fra due giorni. No, forse è un po' più avanti, non mi ricordo. E niente, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, spero che le mie prime impressioni su FIFA vi siano piaciute. Come al solito vi invito a iscrivervi, commentare e mettere mi piace se veramente l'avete apprezzato. Noi ci rivediamo molto presto. Bella, ragazzi!